Pronto, Raffaterno? Per favore, mandatemi qualcuno. Grazie, Raffaele. Lei è stato molto preciso e professionale. Grazie a lei passeremo una fresca estate senza consumare troppo, visti i prodotti a risparmio energetico che ci è installato. Con una nota di indirizzo al dirigente competente, il sindaco Vincenzo Servalli, d'intesa con gli assessori al patrimonio Lorena Iuliano e dai servizi sociali Annetta Altobello, nel corso della giornata di mercoledì 10 maggio, ha disposto che la struttura di Casa Serena fosse ritirata dal piano annuale triennale delle alienazioni. L'amministrazione ha voluto così spegnere definitivamente le voci in merito alla casa di riposo per anziani di via Luigi Ferrara, che nei giorni scorsi era stato al centro di polemiche e preoccupazioni in città. Ma è stata tolta dal piano delle nazioni per dare un messaggio di chiarezza rispetto ad una interpretazione sbagliata che è stata data dei fatti. Lascio da parte chi dà interpretazioni sempre in maniera strumentale e cattiva sul piano politico perché vuole colpire l'amministrazione. La verità dei fatti è che anche stando nel piano delle alienazioni, su quel bene c'era un vincolo di destinazione per il quale, qualora pure fosse stato venduto il bene, rimaneva l'obiettivo di tenere un luogo di assistenza, eccetera. Però siccome questo messaggio non siamo riusciti a farlo passare, ma si è detto il comune caccia via i vecchietti, vende perché deve fare cassa, che è una cosa offensiva per il sindaco e per l'amministrazione, abbiamo voluto dire non è questo il nostro obiettivo è scaduto un contratto, abbiamo fatto due proroghe, non è possibile più per le norme che disciplinano la vita di una pubblica amministrazione prorogare questo contratto, bisogna trovare una soluzione affinché si mantengano i livelli occupazionali, si mantenga l'assistenza nei confronti degli anziani, si rispettino gli interessi pubblici, perché in questo momento il canone che paga il privato all'ente è assolutamente irrisorio perché nasce nel 2013 e quindi non è più attuale, quindi e si rispettino le norme ed è questo l'obiettivo che ha l'amministrazione. Gli anziani stanno a cuore a tutti quanti noi, in particolar modo al sindaco che ha sempre avuto verso questo mondo grande attenzione. E poi noi dobbiamo sempre cercare di aumentare e mantenere i posti di lavoro e mai metterli in discussione.